E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Oggi siamo qua al Dosso perché continuiamo a seguire il percorso delle mie 1300 bottiglie fatte col metodo classico Francia Corta. Stiamo facendo il tiraggio del vino, quindi delle bollicine, non del rosso ma quello che abbiamo vinificato con il bianco. Oggi quindi vediamo in cantina esattamente che passaggi facciamo e diamo anche una mano. Ora stanno finendo la loro linea, dopo con Matteo andiamo in cantina. Ci siamo giunti a uno dei momenti più importanti della preparazione del metodo classico, Matt. Qua abbiamo la tua vasca di Chardonnay, poi spiegheremo bene tutto quello che riguarda il disciplinare, però adesso siamo nella pratica. Fuori la macchina sta già andando, stiamo tirando il mio vino, sono due giornate veramente di fuoco, quindi ci sarà un po' da correre. Qua ci sono già scritti in proporzione adeguata alla nostra quantità i prodotti da aggiungere. Adesso andiamo a vederli subito. Ho già allevato dei lieviti, li ho già allevati, sono dei lieviti selezionati, dei lieviti francesi. Questi sono adatti a condizioni critiche, a condizioni difficili. Perché? Perché all'interno di una bottiglia per un lievito non è l'ambiente più facile. Chiaro. Perché c'è poco ossigeno, c'è poco da mangiare, c'è già dell'alcol, tutte cose per cui servono dei lieviti belli formati, belli potenti. Senza la faccia, no? Poi andiamo a dargli comunque un po' da mangiare, un po' di attivante. Quindi zucchero? No, questo è un attivante che sono delle scorze di lievito. Ok. Sì, andiamo un po' sul cannibalismo. Ok. Poi andiamo a mettere... Sì, piaciuta il cannibalismo. Andiamo a mettere due prodotti che servono invece, non adesso, ma ci serviranno per pulire meglio durante la fase del remouage, tra 2 o 3 anni, in base a quello che decidiamo di fare. Questi prodotti ci aiuteranno a far sedimentare, scivolare meglio i lieviti, avendo una bottiglia perfetta, senza code, senza sbavature, che si traducono in, semplicemente in torbidezza all'interno della bottiglia. Chiaro. Quindi, perché ora in questo passaggio qua, che è il tiraggio, giusto? Sì. Quanto rimane il vino in bottiglia? Adesso dipende tutto da noi. Minimo... Okay. In Francia Corta, se seguissimo il disciplinare, 18 mesi. Okay. Se volessimo, sempre seguendo un ipotetico disciplinare, fare un millesimato, sarebbero 30 mesi. Okay. Quindi quasi 3 anni. Quasi 3 anni. Dopo noi faremo la nostra scelta. Poi si fa la sboccatura. Si fa la sboccatura. E prima di fare la sboccatura, appunto, c'è il remouage, quindi la fase dove il lievito deve essere fatto scivolare, sedimentare verso il tappo, verso l'uscita. Poi andiamo a vederlo bene perché anche lì ci sono delle componenti un po' particolari. Una volta che è sedimentato lì, poi possiamo andare a fare finalmente la sboccatura. Insomma, un progetto che ci durerà almeno due anni di sicuro. 2 anni, dai, quindi, prendiamoci. No, per i tempi di YouTube veloci, ci vuole un attimo. Ascolta, io però voglio andare a vedere. Vai, vai, vado, andiamo perché... su. È da un po' che mancava. È da un po' che non lo la vedo. La botte aperta, annusa pure che... Ah, ovviamente la botte che vedete è da 25 ettolitri, ma all'interno cala, è sotto la metà. Abbiamo circa... Ma è tipo rosato, no? Come? È l'effetto della luce che gli ha colore rosato. È l'effetto della luce, che è la luce col scuro delle pareti. Poi lo vediamo in bottiglia, che è limpidissimo, l'abbiamo filtrato 5 giorni fa. Anche lì poi magari raccontiamo profumo, un pochino. Se uno fa la quaresima del vino è messo male oggi. Ah sì, Andiamo con il primo prodotto da aggiungere all'interno della nostra vasca. Vabbè, il nome commerciale ci interessa poco. L'importante è capire che è un preparato a base di lieviti. Questi sono lieviti, diciamo, inattivati e serviranno da cibo, da attivante per i nostri lieviti invece attivi e vivi che metteremo tra poco. Sono circa 225 grammi, io ne ho già messo un pochino. L'aspetto è questo, sono molto 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 profumati. Sì,
hanno un profumo pazzesco, buonissimo. Ma però questi sì. lieviti li usi solo nel vino, te? Sì, sì, e questa andiamo ad aggiungerla, adesso la sciogliamo. Okay. Poi ci vuole un altro prodotto che abbiamo detto, sono quei due prodottini che ci aiuteranno tra due anni o tre anni, a pulire meglio, a far cadere meglio questo lievito. Sono prodotti naturali. Ecco, bravo, sì, anche questo ci tengo. No, anche perché qua passiamo anni nell'aspettare. Certo, allora qua c'è il nome, diciamo, commerciale, però alla fine è bentonite, che è quella che avevo già usato per fare la stabilità proteica del vino. È un vino fatto bene, pulito, con tutti i crismi del caso. Andiamo ad aggiungerne una piccolissima quantità su tutta la massa e questo ci aiuterà, ce lo troveremo per il futuro. Fantastico. Veramente interessante. Andiamo a metterne circa un litro, sembra quasi latte. Latte, vero? Ne andiamo a mettere appena poco più di un litro su tutti i nostri 1000 litri. Okay. Quindi capite bene anche la percentuale. Di questo andiamo ad aggiungerne ancora meno, siamo a un litro e andremo sotto i 2 litri. Ok, perfetto. Adesso abbiamo tutta questa bella massa, andiamo un pochino a scioglierla e diluirla all'interno del vino che abbiamo prelevato dalla vasca. Ok, uno. Poi questo intanto vado a spargerlo un pochino così su tutta la superficie. Dopo vado a prendere l'agitatore e andiamo veramente bene a mescolarlo. È importante che entri anche un pochino di aria, perché all'interno di questi prodotti c'è una piccolissima parte di solforosa, piccolissima, e va fatta, diciamo, disperdere, perché altrimenti sarebbe dannosa per i lieviti. Chiaro. Quindi diciamo che la stemperiamo all'interno del nostro vino. Infatti solitamente la introduco prima, una ventina di minuti prima dei lieviti attivi, così siamo sicuri che non ci causa problemi. Chiaro. Proprio sulle nostre cellule attive. E dopo rimettiamo tutto dentro? Dopo alla fine metteremo tutto in vasca. Lo mischiamo con il miscelatore, sì. E dopo andiamo direttamente in bottiglia. Okay. Sì, perfetto. Ottimo. Adesso prendo il coso là, che ci saranno un po' di fili. Sto imparando tutto da zero, eh. Vedi? Questa è la vasca degli lieviti, quei famosi 45 litri di cui abbiamo visto prima, quindi ora li trasferisce, da qua dopo li rimandiamo dentro? Da lì dentro poi li portiamo nella nostra vasca. Quindi da qua, qua dentro e da là. Prima gli facciamo una cosa che gli piace tanto, cioè? Gli buttiamo dentro un po' di ossigeno. Va bene. Così loro si... inebriamo. Sì, si revitalizzano. Iperventilazione, che guarda, fa sempre bene. Adesso vedi. Ah, eccoli qua. Vedi che ora entra proprio aria, perché non c'è dentro niente. Non è il modo più ortodosso, forse si rovina un pochino la pompa, ma per 10 secondi non va benissimo. Niente. Facciamo entrare un po' appunto di ossigeno, poi spegniamo, giriamo dall'altro lato. Matt, dimmi tu stop quando arrivi a 50 litri. Buona, vai. Appena meno di 50. Ok, secondo me ci sei. Spegniamo e chiudiamo. Ok, perfetto, quelli quindi rimangono lì. Sì, questi stanno qua, che poi ci serviranno per tutte le nostre altre vasche. Non è piena neanche questa, in realtà erano 9 ettolitri che ci servono. Perché li hai già anche usati, però. Sì, sì, li sto usando. Questi qua li allevi continuamente? Li ho allevati, no, solo anche qua c'è tutta una tabella da rispettare, però alcuni giorni prima si parte da 1 chilo di lievito disidratato. E io, nel mio caso... Ma tu metti per attivarlo il lievito in vino? Allora, i primi 30 litri sono di acqua, poi vino. Ok, poi vino. Poi vino, perché sennò sarebbe uno shock un po' troppo forte. Forte, perché c'è anche l'alcol. Per l'alcol, certo, okay. È sempre se quello. Se invece fosse mosto, li avresti messi sì, direttamente sì, come mosto. Come facciamo in vendemmia con i lieviti selezionati. Chiaro. Li alleviamo un pochino. Che però sono diversi come lieviti. È un altro ceppo, è un'altra famiglia, diciamo. Quindi attivi anche lieviti differenti? Sì, in base all'esigenza. Per andare a prendere varie sfumature anche. Io cerco di star comunque su lieviti neutri, anzi molto valorizzanti del territorio, cioè in pratica neutri, quindi valorizzano quello che hai tu. Ok, quindi non danno un apporto aggiuntivo di gusto sì, al tuo vino. Comunque il lievito non dà,
un apporto aggiuntivo. L'unica cosa, può aiutare a valorizzare. Quindi ora questo lo sbattiamo direttamente? Adesso, prima di questo, come ti ho spiegato, andiamo a mettere i prodotti in vasca. Okay. Loro intanto qua stanno all'aria, così almeno stanno belli attivi. E dopo li andiamo a portare. Prima mettiamo i nostri prodotti all'interno della vasca. Adesso dovresti vedere arrivare. In più, arrivano. Aziono anche l'agitatore, guarda, e dovremmo vedere arrivare un po' di movimento all'interno della vasca. Questo è un trucchetto, vedi, faccio un po' questo movimento così nessun prodotto si perde sul fondo della mastella. Poi, per essere sicuri che tutto vada all'interno e non ce ne sia neanche un po' all'interno dei tubi, faccio un colpo al contrario, riempio di nuovo tutta la mastella, così siamo sicuri che tutto il prodotto è all'interno della vasca e non sia perso nei tubi. Adesso lasciamo girare un 10 minuti, un quarto d'ora, e poi buttiamo i lieviti. Sì, e dopo lo lascio ancora girare e dopo fai tirare? Sì, sempre, anche mentre staremo imbottigliando l'agitatore va sempre. Ok. Perché sennò comunque tenderebbe un po' a scendere il lieviti, sì, ok. Sì, anche gli altri prodotti tendono un po' a depositare. Invece con quello siamo sicuri che è la stessa cosa che sto facendo adesso sull'altra mia vasca. Quindi quando andiamo a imbottigliare i nostri tappi saranno blu perché non possono essere Francia Corta, perché sì, il colore è indifferente. L'importante è che non ci sia nessun marchio che ci riconduce al Francia Corta. Quindi non possiamo, però l'anno prossimo Vediamo. Eh no, l'anno prossimo, se Francia Corta l'anno prossimo. L'anno prossimo è un'altra storia. L'anno prossimo è un'altra storia. Ecco, mi raccomando su questo, l'avevamo detto, il metodo è lo stesso. Sì, tutto uguale. Lavorazione è la stessa, però non essendo dentro il territorio della Francia Corta, non può entrare. Bene dirlo. Certo. Quindi siamo nel deposito che hanno appena attrezzato, come vedi ci sono, stanno incominciando ad arrivare tutti i cestoni, è appena stato fatto come investimento e qua staranno ferme, senti anche un po' di eco, perché qua sopra c'è la terra, l'hanno scelto apposta anche per mantenere il refrigeramento, staranno qua le mie bottiglie sia di bollicine sia di rosso che trasporteremo perché dobbiamo fare ancora tutti i passaggi. Per almeno 18 mesi. Vediamo dopo cosa succede. Adesso comunque cosa sarà passata? Mezz'oretta, che è abbondante. Quindi andiamo, dovrebbe essere di qua. Okay. Ok. Muovi un po' il tubo, fai pescare bene, non farlo appiccicare sul fondo, sennò fa... Ecco, bravo. Inclinalo bene. Vai. Poi tanto facciamo passare ancora un po' di vino. Inclinalo, tienilo sempre inclinato. Ecco, sì, perfetto, sì. Adesso lasciamo entrare bene dentro. Ok. Tieni. Mi mandi fuori? Sì, ora te lo spingo indietro. Appoggia pure il secchio. Come vedi viene automatizzato tutto. Vengono delle aziende, in questo caso l'Eno Service, con già tutti i macchinari ad hoc e si incomincia a prendere e imbottigliare tutte le bottiglie. Come ci diceva già Matteo, questo vino, queste future bollicine Francia Corta saranno almeno ferme in bottiglia per 18 mesi. Quindi vuol dire vendemmia fatta ad agosto 2021. Tiraggio lo facciamo oggi, giorno della festa della donna, l'8 marzo. Saremo fermi per un anno e mezzo. Questo vino incomincerà a essere stappato, secondo disciplinare, solo più o meno a settembre 2023. Credo che ne lasceremo però una parte, invecchiare e lavorare ancora per renderlo ancora migliore. Bene, farmer ufficiale, apriamo il rubinetto e incominciamo a imbottigliare il vino. Buona, sta già scorrendo, andiamo, che parte la catena. Buona signori, prima boccia, firmiamo, mettiamo la data di oggi. E lei... E ora a dormire per 18 mesi.
Quindi hai capito proprio bene, servirà un bel po' di tempo prima di vedere il nostro vino con la bolla, metodo classico pronto. È un progetto che ci coprirà quasi 2 anni. So che è tanto, però ho voluto proprio spiegarti step by step come andiamo a produrre il mio vino, metodo classico, ovvero quello che usano qua per fare le bollicine Franciacorta. Voglio proprio sapere cosa ne pensate, quindi qua sotto nei commenti fatemi sentire. Farmer, a un prossimo video. Ciao!